microfoni. Prego, consigliere Matteotti. Grazie Presidente. Allora, ho apprezzato le parole dell'assessore Caproni quando ha detto che dobbiamo lavorare tutti insieme. Me lo sono segnato e spero che questo intendimento sia reale, perché, e qua purtroppo devo cominciare con le critiche, in questi 2 mesi di emergenza questo approccio, diciamo così, tutti insieme contro il coronavirus non l'ho visto. Purtroppo noi abbiamo visto invece un modo di fare dell'amministrazione che è piuttosto chiuso. Abbiamo chiesto fin dal 28 di marzo di fare una videoconferenza settimanale informativa con i consiglieri, giusto per raccogliere le segnalazioni, ma anche le proposte che non possono derivare solo dalla giunta comunale che si raduna in videoconferenza senza neanche l'apporto, suppongo, dei dipendenti comunali, perché anche loro sono per 3/4 a casa e anche di più. Quindi, allora, in questa situazione di emergenza che dobbiamo ricordare, tutti gli apporti devono essere presi in considerazione. Fare tutto da soli, come è successo fino ad oggi, non è un buon segno. E soprattutto adesso che da lunedì prossimo si apre un'altra epoca, io credo che bisogna lavorare veramente tutti insieme e accettare anche le proposte che arrivano dai consiglieri, ma non solo dai consiglieri, perché noi siamo semplicemente a volte dei traslatori, dei trasmettitori di segnalazioni che arrivano dalla collettività. Per cui, prima cosa, cerchiamo di fare veramente quello che l'assessore Caproni ha detto questa sera. E lascio perdere il passato, perché sennò mi dovrei pure arrabbiare, ma lasciamo perdere. Però ce ne abbiamo fin sopra i capelli che dobbiamo andare a tagliare. Ce ne abbiamo fin sopra i capelli di problemi dal 4 di maggio in poi. A questo punto, altre due piccole precisazioni. L'assessore giustamente ha elogiato i dipendenti e in particolare il personale che può andare a sostituire la vice sindaca, la vice segretaria nel suo ruolo di vice segretaria. È un bisticcio, vabbè. Però è anche vero che questa stessa amministrazione pochi mesi fa ha ridotto nella pianta organica il numero dei dipendenti nell'area D, cioè quella dei laureati. Quindi va bene elogiare i dipendenti, ma dopo agli elogi forse dovrebbero conseguire anche i fatti. E i fatti purtroppo è che nell'area D si è assistito a una riduzione dei dipendenti. Altra precisazione, l'assessore Zanoni, riferendosi a quanto detto dall'assessore provinciale, ha detto che i consigli comunali in videoconferenza sono vietati, se ho ben capito, tranne che per gli eventi indifferibili e urgenti. A me risulta che è proprio tutto il contrario, sono quelli in presenza che sono vietati. E al contrario, il primo sistema che ha messo per fare i consigli comunali è proprio la videoconferenza. Queste sono le precisazioni. Dopo andiamo nel merito. Allora, prendere in mano il rendiconto è sempre un lavoro improbo, giusto appunto per la dimensione degli atti. Ma comunque, diciamo che sì, io sono andato a volo d'uccello per quanto possibile
visto che non è neanche mia competenza, sono andato a leggermi alcune cose che mi sono saltate agli occhi. Io ho preso in mano la relazione dell'organo di revisione, sostanzialmente, che in qualche maniera fa un po' il riassunto di tutto quanto, senza stare a impazzire, a correre dietro a tutti i numeri. E mi soffermo su, in particolare su alcune cose che sono state segnalate, che si sono state evidenziate, diciamo così. Allora, io mi trovo a pagina 23 della relazione, non so se si vede, non so se si riesce a inquadrare, la relazione, la relazione del collegio di revisione. Dicevo, pagina 23, nella pagina 23 si parla della spesa in conto capitale. E in sostanza, leggo testuali parole, si parla degli impegni che sono stati, sostanzialmente dei soldi che sono stati spesi quest'anno, l'anno scorso, meglio, rispetto a quelli che erano stati previsti da spendere. E qua leggo testualmente e dice la relazione dei revisori. Si era affrontato con la previsione il dato della spesa impegnata 2019, risulta pari al 33,15% delle previsioni, punto. Tuttavia, se a tale importo si sommano le spese impegnate, ma imputate o reimputate agli esercizi successivi con l'utilizzo dell'FPV, per 5 milioni 9 rotti, si arriva a una spesa complessiva di 11 milioni rotti, pari al 70,59% della spesa. Allora, da qua io riesco a dedurre un discorso che mi ha lasciato un po' perplesso, ovvero di quanto era stato previsto nel bilancio 2019, sostanzialmente si è riuscito a spendere il 33,15%. Dopodiché un'altra aliquota di quanto era stato previsto nel bilancio 2019 è stato, tra virgolette, parcheggiato nel cosiddetto fondo pluriennale vincolato, che è il per 5 milioni euro. La somma dei due arriva a 70 milioni. Allora, per conto mio, non è un buon segno di utilizzo dei soldi che si erano, il comune e l'amministrazione si era impegnata a portare avanti. Secondo me non è un indicatore di efficienza questo, nel senso che sostanzialmente rispetto a quello che era stato previsto a febbraio dell'anno scorso, si è speso nella migliore delle ipotesi il 70%, nella peggiore il 33%. E secondo me questo è un dato negativo. Questo è un discorso. Altro discorso, invece qua parlo dei crediti del Comune di Riva verso, o meglio, dei crediti delle società partecipate verso il Comune, che a quanto risulta a pagina 32, sempre della relazione dei revisori, assomma a 359.000 euro. Quindi questi sono sostanzialmente i nostri crediti, meglio, i nostri debiti verso le società partecipate. Proseguendo, c'è il contrario, ovvero i debiti delle società partecipate verso il comune. E questi debiti, alla fine dei conti,
a pagina 33 si arriva a una somma che è pari a 1.872.000 euro erotti, di cui solo con la GS ci sono 1.255.314,58 euro di debiti, sostanzialmente, che a quanto capisco la società AGS ha col comune di Riva. Quindi la domanda a questo punto specifica è: perché non vengono riscossi questi debiti? Se non altro compensati, perché vedo che con la stessa AGS abbiamo un debito di 125.000 euro circa, eccetera, eccetera. Quindi la domanda specifica è proprio questa: questo debito, che io considero rilevante, perché 1.255.000 euro non sono bazzecole, secondo me. Vorrei capire come mai non sono ancora stati riscossi. Ultima cosa, che si riallaccia un po' al discorso precedente, da quello che capisco nella tabella, che adesso non riesco più a vedere dov'è, cioè a localizzare dov'è, e sempre come capitoli di entrata, noi nel 2019 sul fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale, noi avevamo previsto 6.228.000 euro. Di questi, gli impegni che sono stati finanziati sono stati 2.600.000, e altri 3 milioni sostanzialmente sono andati a finire sul fondo pluriennale vincolato alla fine dell'anno, cioè sostanzialmente anche qua abbiamo avuto una traslazione di impegni o di soldi, se vogliamo, che di anno in anno vengono trasferiti sul fondo pluriennale vincolato, ma a quanto pare non vengono impegnati. Ecco, grossolanamente queste sono le note specifiche. Chiudo con una considerazione sul fatto, come ha fatto anche il consigliere Grazioli, in questo momento noi siamo in un periodo di emergenza. Fra l'altro, causa questa emergenza, il Consiglio Comunale, diciamo che, come si dice, è in prorogatio, nel senso che stiamo lì, siamo tirati per la giacchetta, non si sa fino a quando. Notizie di stamattina addirittura spostano il nostro orizzonte temporale fino addirittura alla primavera del 2021, cioè un anno. La consigliera Patanella si sta mettendo le mani nei capelli e mi associo, nel senso che soprattutto in questi tempi è un bel peso e anche una bella responsabilità, perché in questo momento è vero, noi siamo consiglieri, ma siamo stati eletti per durare 5 anni e non per durare anche in un'epoca di crisi. Bisognerebbe fare una serie di considerazioni che spero di poter fare anche giovedì prossimo, perché noi in questo momento siamo investiti di responsabilità che sono molto più pesanti di quelle che il nostro elettorato ci ha affidato. Ci sono, io l'ho sempre detto, parte della popolazione che non sono mai andate a votare, quindi non ci hanno mai eletti, e quelle chi le rappresenta. Questo è sempre il mio pallino. Ma ancor più oggi, in cui abbiamo fatto un cortocircuito, diciamo così,
sociale, istituzionale, economico, sanitario, chi più ne ha più ne metta, in questo momento noi dobbiamo fare in qualche maniera da catena di giunzione tra la popolazione e chi alla fine prende le decisioni, perché da qua a ottobre o a dicembre dovremo prendere delle decisioni che sono molto importanti, molto pesanti, e secondo me non può prenderle una ristretta cerchia di persone. Se è vero quanto dice l'assessore Caproni, che dobbiamo lavorare tutti insieme, io lo prendo in parola, ma adesso dobbiamo farlo veramente, dobbiamo lavorare veramente tutti insieme, a cominciare da quello che abbiamo chiesto ancora da marzo, cioè la vogliamo fare questa videoconferenza settimanale di informazione e di recepimento di tutte le istanze della popolazione, se non altro. Dopo le proposte noi possiamo anche farle. L'amministrazione può anche non recepirle, è un suo diritto, ma almeno stare ad ascoltare quello che propongono o riferiscono i consiglieri, credo che sia un dovere in questo momento, un dovere dell'amministrazione, della buona amministrazione. Adesso spero consigliere, che... La pregherei di concludere perché è esaurito il tempo. Okay. No, prego, prego, finisca il suo pensiero, ma le dicevo di concludere. Avevo pressoché completato, nel senso che dovevo solo dire... Prego, finisca, concluda. Stavo concludendo con un auspicio, appunto, che giovedì prossimo si possa fare un confronto sereno e costruttivo per arrivare a mettere insieme quella che può anche essere la commissione speciale che ha proposto dal consigliere Grazioli. Sinceramente io preferirei una cosa meno formale e molto più snella e costruttiva, ma su questo ce ne possiamo discutere finché vogliamo. Ecco, io ho finito e ringrazio. Grazie consigliere Matteo.